Il protagonismo dell'artigianato e delle piccole imprese nell'economia e nella società è stato al centro della terza giornata della cultura artigiana, tenutasi al Teatro Rossini di Pesaro nel pomeriggio di martedì 19 marzo, ricorrenza di San Giuseppe Artigiano. Tema dell'evento che ha coinvolto tutto il sistema associativo è stato quello dell'intelligenza artigiana valore per l'Italia. Gli imprenditori hanno sottolineato durante gli interventi sono la cultura produttiva del Made in Italy, profondamente radicati nelle comunità e contemporaneamente capaci di conquistare il mondo con l'eccellenza dei loro prodotti. Sono 125.000 le imprese artigiane che utilizzano oggi l'intelligenza artificiale su un totale di 134.000 imprese. Quindi è un risultato che dimostra come oggi l'artigiano sia adattabile e si connetta sempre velocemente alle trasformazioni che sono in atto. Il Teatro Rossini ha poi ospitato un confronto sul ruolo delle piccole imprese, sul valore artigiano dentro le transizioni e nel rapporto con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale potrebbe essere un rischio, secondo noi probabilmente una grandissima opportunità, purché ci siano delle conoscenze, delle competenze e deve viaggiare insieme a quella che è l'intelligenza artigiana, che sarebbe la maestria, il saper fare e l'esperienza dei maestri artigiani. Sicuramente da questo punto di vista potrebbe essere un grande aiuto e potrebbe essere anche il canale per collegare i giovani a quelle che sono le professioni una volta piene di aspirazione ma oggi che sono un po' tralasciate appunto dai più giovani. Ecco, noi vogliamo risvegliare l'interesse delle nuove generazioni verso il saper fare. La vera grande scommessa è questa, è affrontare la sfida del fare con i mezzi che anche l'intelligenza artificiale metterà a disposizione. Fra i relatori il teologo Paolo Benanti, ma anche il sociologo Paolo Magatti, i rettori delle Università Politecnica delle Marche e degli studi di Urbino Carlo Bo e poi il fisico ed imprenditore Federico Faggin. Al termine del confronto anche la performance del fisico musicista e influencer Vincenzo Schettini. Il futuro di oggi è conveniente perché è un futuro aperto, cioè se io so vendere il mio prodotto io lo vendo a tutto il mondo. Non è come prima, io sapevo vendere il mio prodotto, lo vendevo ai tre paesi che sono intorno. È un futuro incredibile per i ragazzi, però attenzione, bisogna saperlo cogliere. Perché il problema di oggi c'è una sorta di disorientamento, di fragilità, il non mettersi eccessivamente alla prova e il non capire che un prodotto artigianale, cioè ragazzi, le mani, la cura, l'originalità, la capacità di poterlo forgiare, lo sbagliare, di farlo in maniera difettosa e piano piano arrivare a un proprio stile. È come uno stilista, è come chi per esempio chi disegna abiti, chi diventa Valentino, chi diventa Dolce & Gabbana, il vero artigiano.